Bentrovati, siamo qui per un nuovo appuntamento del podcast Rubino Immobiliare News, offerto dalla Rubino. Io sono Gennaro Del Core, giornalista e comunicatore, e stiamo approfondendo il mercato immobiliare di Bari e provincia grazie alle agenzie, anche oltre la provincia di Bari, della Rubino Immobiliare. Quest'oggi con me, per parlare di Centro Murattiano e Libertà, c'è l'agente Massimiliano Ippolito. Benvenuto Massimiliano. Grazie, buonasera a tutti. Allora Massimiliano, parliamo di due quartieri storici centrali della città, anzi vorrei proprio cominciare dal quartiere Libertà. Chi parla, insomma, è nato e cresciuto da quelle parti, quindi conosce bene ad esempio il vantaggio di poter raggiungere il centro della città con 5-10 minuti a piedi. Però devo dire che è un mercato che sta rapidamente cambiando in questi anni, si notano sempre più stranieri. Che idea ti sei fatto? Peraltro ricordiamo, in ultima informazione, Libertà è il quartiere più grande della città con quasi 80.000 abitanti, quindi mi rendo conto che non si può generalizzare, ci saranno diverse zone, magari ce ne parlerai meglio. Sì, sicuramente è un quartiere che conosciamo bene, perché insieme a un altro collega, Antonio Maselli, lo condividiamo, e devo dire che ci dà comunque tante soddisfazioni professionali, e il quartiere Libertà è lo stesso quadrilatero limitrofe, il Murattiano. Per quanto riguarda il discorso di quartiere multirazziale, non posso che confermarti quanto hai accennato poc'anzi, nel senso che noi stiamo registrando anche in agenzia la presenza di molte persone che provengono dal mondo soprattutto asiatico, quindi Bangladesh, India, che provano a cercare di comprare casa per adibire la prima abitazione. Anche perché si sono formate delle vere e proprie comunità in alcune zone. Soprattutto alle parti interne del quartiere. Ti confermo, non bisogna generalizzare per il quartiere Libertà, ma comunque sì, essendo un grande quadrilatero, io dico sempre che ha tante facce diverse tra loro. C'è una zona un po' più popolare, zona meno popolare, zone più richieste, zone più anche abbordabili dal punto di vista del mercato rispetto ad altre zone dello stesso quartiere. Se vogliamo fare una media, diciamo attualmente il mercato oscilla tra un minimo di 1.000 e un massimo di 1.500 al metro quadrato. Questa è una media indicativa che riguarda il quartiere Libertà, che è un ottimo prezzo, considerando un ottimo prezzo. Sì, ti confermo, perché infatti noi, ti ripeto, come ti dicevo prima, stiamo traendo delle belle soddisfazioni professionali, riusciamo ove possibile a soddisfare anche richieste delle persone, più che ti dicevo prima, che non sono, provengono dal mondo asiatico, avendo un merito creditizio riescono ad acquistare casa accendendo mutuo. Capita quindi anche che riescano, non soltanto di stranieri evidentemente, ad acquistare casa senza il mutuo, considerando le difficoltà dei tassi che si stanno alzando? Guarda, loro hanno la caratteristica di essere dei grandi risparmiatori rispetto a noi italiani. In qualche caso, dove l'immobile rientra in un budget non proibitivo, c'è stato qualcuno che è riuscito a comprare con i propri risparmi. Però ti posso dire che, anche se siamo in una fase dove i mutui in questo momento sono meno abbordabili rispetto già un anno fa, quasi tutti provano comunque ad accendere un mutuo. Anche perché se ci sono dei prezzi tutto sommato accessibili, anche la richiesta di mutuo, insomma, non è esorbitante. Esatto. Potremmo dire che quella zona, ad esempio, penso alla zona del Redentore, dove è stata rifatta la piazza, comunque anche dei locali che la tengono viva nell'arco dell'intera giornata, probabilmente in altre città sarebbe stata molto più valorizzata, no? Perché è una sorta di melting pot. Assolutamente, come dicevi tu all'inizio, il quartiere Libertà è uno dei più popolosi di Bari. Per fortuna è nominato la piazza del Redentore, per fortuna ci sono stati degli interventi dal punto di vista dell'amministrazione per appunto riqualificare proprio la piazza del Redentore. Mi viene in mente piazza di sfida di Barletta, mi viene in mente il cantiere che in questo momento è nato nell'ex manifattura tabacchi. C'è questa volontà di farlo diventare un quartiere diciamo emergente, ma penso che in futuro, diciamo, sicuramente il mercato continuerà ad essere una zona, un quartiere richiesto.
nell'ex manifattura, ricordiamo, andrà anche il CNR, quindi arriveranno degli scienziati, insomma, arriveranno a lavorare lì. Aula e CNR, sì, se non ho approfondito male, dovrebbe essere insediata anche una caserma dei carabinieri. Quindi insomma c'è questo progetto per appunto per riqualificare adeguatamente il quartiere, che è un quartiere che merita. Certo. Qual è l'acquirente tipo? Chi è che viene a comprare nelle zone delle quali ti occupi? Allora, per quanto riguarda sempre Libertà, tieni conto che il nucleo familiare di solito lì tendenzialmente tendono a sposarsi giovani. Chi lavora è sempre il capofamiglia, quindi sono famiglie monoreddito. Sì. Di conseguenza non possono che adeguarsi, diciamo, al mercato del quartiere, che come dicevamo prima, 3.000 forbici, 3.000 e 1.500 al metro. Per abitare in città, mi sembra. Esatto, un'ottima scelta. Esatto, ed è un'ottima, sì, è un'ottima scelta. Mentre se ci spostiamo di qualche isolato, di appena qualche isolato, arriviamo nel centro murattiano, diciamo sostanzialmente da via Sparano, da via Calefati, sì, fino alla stazione, anche qui però non possiamo generalizzare, ci saranno vie, penso a via Sparano e Argiro, più abbiamo, preziose, abbiamo, sì, ed altre meno. Ti posso dire che noi comunque anche nel murattiano registriamo un bel dinamismo, devo dire, c'è molta domanda di appartamenti medio-grandi, indicativamente sui 120 metri, questa è la pezzatura un po' più richiesta. Un buon usato si può comprare su via De Rossi, su via Cheroli, sulla stessa via Marchese di Montrone, siamo sui 2.000 euro al metro quadrato se vogliamo dare dei numeri. Chiaramente se ci spostiamo nelle strade dello shopping, via Sparano, certo, limite, dobbiamo almeno considerare i 3.000 al metro. Anche perché anche 2.000 tutto sommato per essere in pieno centro non è neanche una cifra così... Infatti negli ultimi anni, sì, ti confermi i 2.000, i nostri dati ci dicono questo, negli ultimi anni anche il murattiano è diventato più, il mercato si è avvicinato al potere d'acquisto delle persone rispetto a tanti anni fa, dove Bari ha avuto una bolla dove si, certo, nelle strade dello shopping si arrivava a chiedere 5, 6.000, 7.000 al metro quadrato. Poi per fortuna diciamo il mercato si è adeguato al potere d'acquisto delle persone e ti confermo i 2.000 euro al metro quadrato nelle strade, quindi, certo, che dicevamo poc'anzi. Facevi cenno alle preferenze degli acquirenti, case medio-grandi. Sì. Credi che sia un impatto derivante dalla pandemia? Cioè ci serve una stanza in più perché magari qualcuno ci lavora? Guarda, il centro burattiano, ma così come il quadrilatero delle Libertà, si è sviluppato negli anni 60 e quindi le pezzature di solito sono grandi. Mm-hmm. E quello stile di vita che c'era una volta dove si facevano tanti figli adesso non c'è più, quindi l'esigenza si è ridotta. Tieni conto che abbiamo anche tante, registriamo anche tante richieste di single, persone che poi divorziano e quindi hanno bisogno dei due massimo tre bagni, quindi 120 metri quadrati a cui facevo riferimento prima. Le esigenze della società sono, diciamo, il taglio ideale adesso è il tre bani, quello più richiesto, il tre bani. Ed è quello migliore anche magari per un single che non ha più lo studio, perché anche questo è cambiato molto, molti professionisti non hanno più casa e ufficio ma magari hanno tutto in un'unica soluzione e sappiamo bene come averlo in centro equivalga ancora ad avere un maggior valore anche confermo dal punto di vista, sì, sì, commerciale, no? È così, è effettivamente così. E ci sono richieste anche dal punto di vista commerciale, cioè per l'apertura di studi? Sì, abbiamo anche questo tipo di richieste che cerchiamo di soddisfare, di solito ci riusciamo ampiamente e di solito sono avvocati, commercialisti, anche studi medici. Va bene, grazie Massimiliano per grazie questa a voi bella chiacchierata e alla prossima volta. Grazie, arrivederci.